Tanti sottovalutano il potere della quotidianità, ma quando lo perdi, perché la tua vita è fatta soltanto di disturbi, farmaci, medici, interventi, ospedali, ti rendi conto di come la quotidianità invece sia assolutamente straordinaria, oltre il danno la beffa, cioè il fatto di avere una malattia invalidante, grave, e in più dover trovare i soldi per poter sperare, di curarsi e di avere un futuro e di stare meglio. Questa ragazza si chiama Jenny Cerea, abita a Curno in provincia di Bergamo e da quando ha 22 anni è obbligata a vivere nel suo letto a causa di una grave malattia rara. Sono una ragazza di 35 anni, vivo allettata da 13 anni, a causa di una rara patologia, genetica che si chiama sindrome di Ehlers-Danlos. Di solito colpisce circa una persona ogni 100.000 più o meno. Sono cose molto tecniche, ma cerco di spiegarlo in parole semplici. Io ho un collagene, mutato e di più, delle persone normali. Il grosso delle mie problematiche si trova nella colonna vertebrale e nel cervello. Non sono padrona del mio corpo, nel senso che ovviamente non riesco a gestirne il movimento e a gestirne bene il controllo, dalle cose più fini alle cose invece più grandi, come appunto poter camminare, poter caricarci sopra, poter stare in piedi. E via dicendo. Vuol dire avere mal di testa costante, vuol dire avere il dolore alla schiena e al collo, vuol dire avere le parestesie costanti. Ti ho fatto una lista breve, ma in realtà c'è un'enorme lista, tantissime cose, anche proprio delle funzionalità più basiche dell'individuo, no? Della persona. La storia di Jenny e della sua malattia è stata complicata fin dal principio. Ci sono voluti anni per capire che si trattava di una patologia genetica molto rara. Io ho girato 6 anni in Italia dall'insorgere della malattia che è iniziata nell'ottobre del 2005. Non si arrivava ad una conclusione, nel senso che mi veniva detto che c'era una patologia degenerativa neurologica e non si riusciva bene a capire, insomma, finché appunto non mi sono arresa e sono arrivata negli Stati Uniti, dove dopo una serie di indagini sono riuscita a chiudere il cerchio e il puzzle. È stato lungo fare questo percorso proprio perché non avendo la copertura medico-assicurativa negli Stati Uniti, e affidandomi al buon cuore della gente, è stato difficile, insomma, poter recuperare tutti i soldi necessari per poter fare questi interventi e ovviamente si trattava di cifre improponibili. Jenny ha già fatto 5 operazioni chirurgiche in America e ha dovuto sostenere tutte le spese mediche a suo carico. Il tempo è fondamentale e perdere tempo vuol dire lasciare tempo alla malattia di degenerare, oltre il danno la beffa, cioè il fatto di avere una malattia invalidante, grave, e in più dover trovare i soldi per poter sperare di curarsi e di avere un futuro e di stare meglio. Mancano 3 operazioni a Jenny, le più importanti per terminare il suo percorso terapeutico iniziato nel 2014 e sperare finalmente di poter fermare l'avanzamento di questa malattia. Alla fine chi vinceva la guerra era chi in fondo riusciva, magari anche dopo le prime sconfitte, a vincere. Ed è questo che mi serve, che tutti insieme, come una sorta di armata, mi stiano vicino, mi supportino, contribuiscano e in questo modo io possa raggiungere i miei obiettivi e avere anch'io la possibilità di avere non un futuro migliore, un futuro. Per chi vuole contribuire e darmi un aiuto concreto, nel senso starmi vicino appunto con un aiuto concreto, grande o piccolo che sia, c'è la possibilità di donare, di leggere tutta la mia storia, di sapere appunto tutto il mio trascorso e le cose che sto facendo sul sito della mia Ollus che si chiama Giorno per Giorno Ollus, oppure si può trovare anche la mia campagna di raccolta fondi su GoFundMe, che ormai è una piattaforma piuttosto conosciuta. Negli ultimi 13 anni Jenny ha combattuto contro l'Ehlers-Danlos e, nonostante le difficoltà nell'affrontare una malattia così invalidante, non ha mai deciso di arrendersi. Sai, 13, dire 13 anni esce in modo molto fluido, molto veloce, ma vivere e pensare che quando mi sono ammalata ne avevo 22 e adesso ne ho 35 è veramente un terzo della mia vita. Tanti sottovalutano il potere della quotidianità,
ma quando lo perdi, perché la tua vita è fatta soltanto di disturbi, farmaci, medici, interventi, ospedali, ti rendi conto di come la quotidianità invece sia assolutamente straordinaria e anche le cose più piccole che sembrano azioni della quotidianità sono invece, per chi non le ha, estremamente importanti.